Bella ragazzi, oggi andrò a fare un semi unboxing, diciamo, perché come potete vedere non c'è un pacco contenitivo della scatola di questo oggetto, ma un unboxing questo a cui tengo molto. In pratica, come potete vedere, questo è uno SNES Mini Super Nintendo Classic Mini, e sapete come sono riuscito ad ottenerlo? In pratica sono andato a una serata qui dove abito, in un locale, e chi faceva il pallone più grande con la Big Bubble avrebbe vinto il Super Nintendo Mini. E niente, ho fatto il palloncino più grande con la Big Bubble e sono riuscito a vincere questo fantastico Super Nintendo Mini. Penso che poi posterò sul mio canale anche il video in questione di me che faccio il palloncino. Comunque, lasciamo perdere questa introduzione e apprestiamoci ad effettuare l'unboxing di questo Super Nintendo Mini. Ci vediamo cosa c'è dentro, sempre che non lo rompa prima. Allora, si dovrebbe tirare da qua, ma non sta uscendo. Ok, la scatola non c'è nient'altro. Qua, istruzioni. Semplici istruzioni, penso, per connessione, salvataggi e cose varie, penso. Operations manual. Vabbè, ora non ci interessa. Qua abbiamo un joypad, che è praticamente quello lì che si aveva sul Super Nintendo originale. Questo è l'attacco, che è uguale a quello del Nintendo Mini, quindi chissà, magari è compatibile. Non ho letto nulla al riguardo, quindi non ho la più pallida idea. Qua c'è quella, c'è l'altro, il secondo. Stesso attacco. Il cavo è abbastanza lungo, posso dire. E qua abbiamo tasto di accensione, power, il reset, connettore HDMI, connettore USB per l'alimentazione, e da quello che mi ricordo qua, ecco qui, qua vengono attaccati i controller. Molto simpatico questo vano. Sotto abbiamo il cavo di alimentazione USB, quindi dovete avere un alimentatore. Ora vedo un attimo sulla scatola di cosa necessita, se c'è scritto da quant'è l'alimentazione, boh, e chi lo sa, non lo riesco a trovare. Vabbè, di solito basta, pure con il Nintendo basta un cacchio di alimentatore caricabatterie per il cellulare a 2 A, io quello uso. E poi c'è il cavo HDMI. Ecco qua, tutto quello che c'è contenuto dentro la scatola. Non lo accenderò, vedrò un attimo se funziona bene, ma penso non ci siano problemi, anche se l'ho vinto, si vede che è nuovo, che non è stato mai utilizzato da nessuno, quindi andiamo a vedere un attimo che giochi ci sono. Qua sul retro c'è Super Mario World, Donkey Kong Country, Secret of Mana, F-Zero, molto bello, Super Metroid, Star Fox, Super Mario Kart, Ale. Due giochi di Kirby, Contra 3, Super, Street Fighter 2 Turbo, ottimo. Yoshi's Island, Punch Out. Dai, ci sono i classiconi, ci sono effettivamente. Ah, c'è un extra game, Star Fox 2.
Che quello mai rilasciato, è vero, me l'ho scordato di questa cosa. Beh, ottimo, ottimo. Niente, questo è quanto, magari vedrò di fare un piccolo gameplay se avrò tempo. Ma molto simpatica come console, come riedizione di console vecchia. A questo punto ho un Atari 8 Gold, una NES Mini e questo Super Nintendo Mini. Non posso redimermi dal comprare poi l'N64 e anche la PS1 Mini, assolutamente. Di cui farò ovviamente unboxing. Buona giornata a tutti, ragazzi.